è uno dei giorni più significativi della mia vita e direi anche di gran parte degli italiani che hanno vissuto quel momento, che hanno vissuto quell'evento, che è stato un evento davvero travolgente, significativo, bello, di gioia. E insomma, è stata veramente una stagione straordinaria, quella del Mondiale, sto parlando dell'82 ovviamente, culminata con la vittoria della nazionale italiana, e insomma ha lasciato veramente una traccia importante quel Mondiale, e insieme a quel Mondiale anche tanti personaggi che hanno contribuito e partecipato a quella vittoria, dai calciatori, i miei compagni, a Bearzotta, a Pertini, insomma tutta una serie di personaggi che sono ancora oggi significativi di quel periodo. Stanotte, dopo una lunga malattia, è morto Paolo Rossi. Non era Maradona né Pelé, forse neanche il più grande calciatore nostrano, ma sicuramente per un'estate, quella magica del 1982, è stata l'icona dell'Italia all'estero, come lui stesso ha ricordato nella nostra copertina. Paolo Rossi è stato celebrato un po' ovunque, anche dal popolo del trasporto, con i suoi poster che sui camion, sulle navi e sui treni trasmettevano un'immagine vincente del nostro paese e della nostra gente. Chi ha vissuto quell'epoca sa che il suo nome apriva le porte ai ricordi più caldi di un anno difficile, segnato da omicidi di mafia e dalla strage di Sabra e Shatila. L'Italia, campione del mondo, è stato uno dei marchi di maggiore successo per la nostra nazione, con le immagini di un incontenibile presidente Pertini sugli spalti del Bernabeu inneggiare a Paolo Rossi, simbolo dell'Italia non solo che vince, ma anche capace, con un gran sorriso, di infondere fiducia e simpatia. Un'Italia pronta a ripartire dopo le ferite degli anni bui del terrorismo, che mostrava uno spirito che oggi dovremmo essere capaci di riaffermare. E dopo questo dovuto omaggio ad un campione tutto italiano, veniamo con Beatrice Tacchini alle notizie della giornata. Buonasera. La tutela dei diritti della persona deve essere al centro della risposta globale alla pandemia, per evitare che essa renda meno penetrante la loro applicazione e far sì che gli sforzi di ripresa siano sorretti da solidi criteri di eguaglianza ed equità. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Senza il rispetto di tali essenziali principi, ha detto ancora il presidente Mattarella, la comunità internazionale non sarà in grado di superare con successo questo momento complesso e di garantire a tutti un futuro di pace e sviluppo. Dopo il voto di ieri al Senato, che ha approvato la risoluzione sulla riforma del MES, il tema centrale della politica italiana resta il Recovery Fund. Dietro allo scontro nella maggioranza, continue trattative alla ricerca di una difficile soluzione. Sono diversi infatti i punti critici, con le contestazioni di Italia Viva e le modifiche richieste dal PD su alcuni nodi del Recovery Plan, specialmente su sanità, turismo e intelligence. Matteo Renzi ieri sera al Senato ha messo in discussione l'intera impalcatura del Recovery Plan italiano, i tempi, il metodo e il merito, lamentando il mancato coinvolgimento del terzo settore, delle imprese e dei sindacati, e sicuramente della catena di comando chiamata a gestire le risorse. Ritengo che un governo non possa essere sostituito da una task force. Ritengo che un Parlamento non possa essere sostituito da una diretta Facebook. Ritengo che questa sia la battaglia di dignità che il Parlamento deve fare. Rimasto immobile durante l'intero intervento di Renzi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lanciato il suo appello in serata. Di fronte a queste sfide non dobbiamo farci distrarre, non possiamo fermarci. Qui vince o perde l'Italia, ha detto Conte. A Renzi poi il Premier promette: la norma sulla governance non andrà in legge di bilancio, ma in un apposito decreto, e il Parlamento avrà tutte le possibilità di modificarlo eventualmente. L'idea di Conte appare dunque quella di mostrarsi dialogante, pronto a trattare, ma senza rinunciare del tutto alla cabina di regia.
Consiglio europeo oggi e domani per dare il via libera al piano di rilancio economico più grande della storia del continente, il Next Generation EU. Il commissario UE Paolo Gentiloni ha rimarcato stamane l'importanza di questa partita europea e della necessità che l'Italia, come gli altri paesi, converga su priorità e modalità di attuazione del recovery. Non ci sono al momento scadenze, c'è solo la necessità di concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi, perché sappiamo che poi, una volta stabiliti gli obiettivi, bisogna anche avere la capacità di rispettare i tempi e di rispettare le scadenze concordate. Uno scoglio insidioso per l'attuazione degli accordi rimane la posizione di Ungheria e Polonia sul voto al bilancio UE e sul recovery, ma nelle ultime ore la mediazione della presidente Merkel sembra portare alla soluzione dello scontro. Siamo ad un centimetro dall'accordo a favore dell'unità dell'UE e per la vittoria del buonsenso, ha detto il premier ungherese Viktor Orbán arrivando al Consiglio europeo. Ed anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si mostra ottimista. Siamo in dirittura finale. Confidiamo di poter superare il veto di Polonia e Ungheria per quanto riguarda il recovery fund. Siamo nelle ultime ore, c'è stato qualche segnale di avvicinamento e questo sarebbe importante. Sarebbe importante sbloccare quindi i 209 miliardi che servono alla comunità nazionale. Confidiamo di farlo in queste ore. Grazie. Su questo fondamentale appuntamento per il rilancio e la ripartenza dell'economia europea ed in particolar modo italiana, Roberto D'Antonio ha intervistato l'europarlamentare Alessandra Moretti. Onorevole Moretti, allora lo chiediamo sicuramente anche a lei che è a Bruxelles, tutto diciamo a posto con Ungheria e Polonia, si farà l'accordo? Io credo di sì, sono molto fiduciosa nel potere di negoziazione di Angela Merkel, che per fortuna è lei a presiedere questo semestre europeo, una donna molto concreta, una donna con grande esperienza. Penso che Polonia e Ungheria alla fine cederanno, perché hanno bisogno anche loro di risorse da parte dell'Europa, ma il Parlamento europeo, la Commissione e l'Europa non cederà, non farà passi indietro sullo Stato di diritto. I diritti fondamentali delle persone, sui diritti civili non si mercanteggia e non si può trattare l'Europa come un bancomat. I trattati istitutivi dell'Europa impongono agli Stati il rispetto dei valori europei. Chi tradisce quei valori non può far parte dell'Unione Europea, e quindi anche la Polonia e l'Ungheria dovranno far sì che nei loro rispettivi paesi le persone abbiano e possano beneficiare dei diritti sui quali l'Europa si fonda. Senta, crede che in questa fase del Recovery Fund l'Europa finalmente riesca a trasmettere una immagine politica efficace, positiva, rispetto a quella che aveva fino a, diciamo, qualche anno, se non qualche mese fa, ovvero di un'Europa punitiva? Beh, è una giornata, devo dire, importantissima, perché che si decidono i tempi soprattutto e poi anche le strategie, le linee guida che dovranno percorrere il Recovery Fund, cioè come questi 209 miliardi in caso appunto dell'Italia dovranno essere investiti. E siccome si tratta di risorse straordinariamente importanti, oltre che quantitativamente, lo sono anche politicamente, cioè mai l'Europa aveva assunto scelte così importanti e decisive, non bisogna sprecarne nemmeno un centesimo di queste risorse. Quindi bisogna essere estremamente focalizzati e concreti e determinati nell'avere una visione di quale paese Italia vogliamo costruire per il futuro. Senta, voglio una sua fotografia della situazione italiana da Bruxelles. Crede che quanto avvenuto ieri al Senato con l'approvazione della riforma del MES, però con tanti se e tanti ma che riflettono le diverse anime del governo,
Ecco, danneggiano l'immagine dell'Italia al cospetto dei partner europei? Assolutamente, lei ha ragione. Questi dibattiti che si basano su ideologie spesso campate anche per aria, cioè il dibattito sul MES lo trovo francamente surreale, certamente indeboliscono la posizione e, mi faccia dire, anche l'autorevolezza del nostro capo di governo, che deve trattare in queste ore con dei partner europei agguerriti. Ma anche il suo partito, oltre Renzi, ovviamente non è molto contento delle posizioni del Premier sulla, diciamo, catena di comando per la gestione del Recovery Fund. Lei pensa che si riuscirà a trovare un equilibrio che garantisca all'Italia una operatività e condivisione sulle misure da adottare? Ma io credo che in questa fase il Presidente del Consiglio dovrebbe fare in modo di coinvolgere il Parlamento e di fare forza molto sui ministri a cui ha attribuito delle deleghe, delle competenze importanti. Io credo che anche le opposizioni abbiano una grande responsabilità, e lo spettacolo che vediamo ogni giorno, francamente, da parte di Salvini e la Meloni è uno spettacolo spesso indecoroso. Su questo però anche Renzi, Tagliaviva, che fa parte di questo governo, dia un contributo di idee. Io penso che davvero possiamo fare molto, e sul MES, sui 36 miliardi, avremmo dovuto attivarli molto prima, magari evitando di essere in condizioni così drammatiche come ci troviamo oggi. C'è tempo fino a domenica per trovare un accordo sulla Brexit, che ieri sera, dopo la cena di Boris Johnson con Ursula von der Leyen a Bruxelles, sembra ancora lontano. Non possiamo accettare un compromesso sul controllo della nostra moneta, delle nostre leggi, dei nostri confini e del nostro pesce, ha ribadito oggi alla Camera dei Comuni la ministra Penny Mordaunt. L'unico accordo possibile è uno che rispetti la nostra sovranità. In caso di fallimento si spalancherebbe il baratro del no deal, un divorzio senza accordi che il 31 dicembre comporterebbe il ritorno a dazi e dogane e soprattutto una frattura geopolitica fra la Gran Bretagna e l'Europa. Resta ancora qualche giorno per correre ai ripari. Le trattative sono impantanate da mesi sempre sugli stessi punti: i diritti di pesca nelle acque britanniche, ma soprattutto le regole economiche comuni da seguire dopo la Brexit e la maniera di farle rispettare. Torniamo in Italia, alle misure restrittive sugli spostamenti durante le festività. Il Premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull'opportunità di allargare la possibilità di spostamento tra comuni a Natale. Sono allo studio alcune modifiche al decreto legge sul Covid e un aggiornamento delle FAQ del governo, con un'interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra comuni. Proteste in merito stanno continuando intanto a giungere anche dalle province. Vediamo il servizio. Contro la stretta anti-Covid di dicembre proseguono iniziative e malumori dai territori. A chiedere una correzione alle ultime disposizioni sul Natale è ora anche l'Unione delle Province, che suggerisce di concedere gli spostamenti tra comuni nella stessa provincia nelle giornate delle festività. Un'esortazione che al momento non viene accolta, ma senza essere del tutto esclusa nel caso di un drastico calo dei contagi. Non si tratterebbe in quel caso di rinnegare il DPCM, ma di una modifica legata ad eventuali emendamenti del decreto legge dello scorso 2 dicembre, che passerebbe comunque sotto il voto del Parlamento. Confermati invece i collegamenti ferroviari con la Svizzera, è l'esito del colloquio tra la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e la sua omologa e presidente di turno della Confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga. Durante la riunione sono state approfondite e individuate le soluzioni organizzative per assicurare il rispetto delle misure anti-Covid e la continuità del servizio di trasporto, che nei prossimi giorni tornerà gradualmente alla normalità. Le modalità operative verranno poi definite attraverso un decreto interministeriale. Centri commerciali in rivolta contro le misure anti-Covid che costringono i negozi a restare chiusi nei festivi e prefestivi di dicembre. I rappresentanti di 1.300 centri commerciali e 780.000 lavoratori hanno inviato una lettera aperta al governo chiedendo di rivedere le misure restrittive.
Intanto l'Istat elabora i dati sulle perdite subite dal commercio nei primi 9 mesi del 2020 rispetto al 2019. Spiccano tra i settori che hanno subito maggiori perdite quelli dell'abbigliamento e delle calzature, con cali di fatturato che superano il 25%, e solo il settore dell'informatica registra un aumento del 3,5%. Dati che evidenziano la scarsa mobilità delle persone e l'incremento dell'utilizzo dello smart working. Energia. La fattura dell'Italia nel 2020 crolla del 41%. È quanto emerge dalle stime dell'Unione Energie per la Mobilità contenuta nel preconsuntivo petrolifero 2020, secondo il quale la fattura energetica dell'Italia per il 2020 risulta intorno ai 23,3 miliardi di euro, in calo di oltre 16 miliardi rispetto allo scorso anno e di 30 miliardi rispetto a 10 anni fa. Un lieve segnale di miglioramento viene invece dal report mensile pubblicato da Terna, nel quale si evidenzia che la domanda elettrica in Italia nel mese di novembre è salita dell'1,1%. La partenza della nuova compagnia aerea di bandiera AITA potrebbe avvenire intorno all'inizio di aprile. Lo ha detto ieri l'amministratore delegato della NewCo, Fabio Lazzerini, che in audizione alla Commissione Trasporti della Camera ha sottolineato che con i volumi che abbiamo davanti bisogna concentrare le forze sull'hub esistente, cioè Roma-Fiumicino. Intanto ieri è arrivato a Roma da New York il primo volo Alitalia Covid tested. Vediamo il servizio. Sono arrivati mercoledì mattina, poco prima delle 8, all'aeroporto di Fiumicino da New York i primi passeggeri, circa un centinaio, sbarcati nella capitale con il primo dei 3 voli settimanali all'Italia Covid tested da e per il John Fitzgerald Kennedy, programmati in via sperimentale, salvo proroghe, fino al 15 febbraio 2021. A bordo solo passeggeri che nelle 48 ore antecedenti la partenza dagli Stati Uniti o direttamente in aeroporto avevano effettuato il test antigenico comprovante la negatività al Covid. Un secondo controllo con l'effettuazione di un nuovo test antigenico è stato poi eseguito di nuovo al momento dell'arrivo presso le strutture di testing rapido allestite da Aeroporti di Roma e già operative alle Leonardo da Vinci con il supporto della Regione Lazio. Questa procedura ha così esentato i passeggeri, risultati tutti negativi, dall'obbligo di osservare la quarantena al momento dell'ingresso in Italia. Quella avviata oggi è una sperimentazione straordinaria perché, ha detto il presidente della Regione Lazio Zingaretti, presente all'arrivo del volo a Fiumicino, riaccende una speranza sul traffico aereo e sulla mobilità. La perdita potenziale di 12.000 posti di lavoro. È questo, secondo Federauto, l'impatto che la crisi potrebbe avere sulla filiera distributiva in Italia. Sono 272 i concessionari a rischio, ciò significa che ben il 20% della categoria è in seria difficoltà. Federauto stima di chiudere il 2020 a quota 1,4 milioni di immatricolazioni, mezzo milione in meno rispetto al 2019, ossia una caduta pari al 27%. Tra le richieste di Federauto al governo per frenare l'emorragia, il varo all'interno della legge di bilancio di un nuovo pacchetto di incentivi in grado di rilanciare il settore. Dal 13 al 20 dicembre, per agevolare la mobilità delle persone prima delle feste natalizie, ci saranno 4 corse giornaliere in più delle Frecce fra Torino e Napoli. È previsto anche un rafforzamento del collegamento con Lecce, con Frecce in partenza da Torino dal 17 al 20 dicembre e dalla città pugliese dal 18 al 21 dicembre. L'integrazione all'attuale orario invernale è stata comunicata da Trenitalia in base al monitoraggio della domanda effettuata. Resta in vigore la disponibilità del 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera. Preoccupanti segnali per l'equilibrio dell'ambiente. I ghiacciai italiani sono sempre più a rischio per colpa dei cambiamenti climatici. Dalla perdita di neve e di ghiaccio alla degradazione del permafrost, viene stimato che la superficie di ghiaccio dell'arco alpino si sia ridotta del 60% negli ultimi 150 anni, con punte soprattutto nelle Alpi orientali. È questa la fotografia scattata da Legambiente e contenuta nel nuovo rapporto sui ghiacciai alpini.
alpini. Nelle Alpi orientali preoccupa la situazione del ghiacciaio della Marmolada, che in base agli ultimi dati potrebbe scomparire nell'arco di 15-20 anni. La corsa del prezzo del petrolio non si ferma. Oggi nuovo record con il Brent che dopo 9 mesi sfonda quota $50 al barile e chiude a 50,94, realizzando nella sola giornata di oggi un rialzo del 4,26%. Ed ora concludiamo questa edizione del TG con la presentazione della nuova tappa dello speciale aziende che andrà in onda domani su tutti i canali di Alice Channel. L'obiettivo è sul Lazio, da dove si ramifica il lavoro dell'Intermodal Trasporti, impresa nazionale votata all'insegna dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale ed economica. Vi ringraziamo dell'ascolto e noi del TG vi diamo appuntamento domani alle 18.30. Io immagino che da qua a 10 anni, a 20 anni, le aziende che riusciranno a rimanere leader in settori di mercato di riferimento saranno aziende strutturate, che avranno una dimensione importante e che saranno state capaci di crescere insieme alla crescita del business. Quindi, se devo dire, quello che può essere un mio sogno è vedere Intermodal Trasporti che è stata capace di mantenere quei valori che ci hanno portato a essere oggi quello che siamo.